Fear of the Dark, la paura del buio. In questo video ti voglio parlare di questa particolare sensazione e di come trasformarla in qualcosa di assolutamente contrario. E l'ispirazione mi è venuta da una canzone heavy metal, Fear of the Dark, titolo di una canzone degli Iron Maiden, un gruppo heavy metal di qualche decennio fa. Mi ha sempre appassionato l'hard rock, l'heavy metal. Ho suonato in una band hard rock heavy metal e ancora ascolto volentieri questo tipo di musica che non è ancora capita da molti. Molti associano l'heavy metal a semplice confusione, ma in realtà ha una qualità particolare. Innanzitutto, suonare quel tipo di musica, non è assolutamente facile. Potremmo dire che l'heavy metal è un po' come la musica classica del rock, perché è molto complesso saperla suonare in un certo modo. Al di là di questo, ti invito a sentire questa canzone, che è veramente molto bella. E se hai questo pregiudizio sull'heavy metal, ascolta questo tipo di heavy metal che è molto molto melodico, molto più di quanto chi non lo conosce pensa. Ma torniamo al punto. Ho fatto questo gioco di parole per il titolo Da Fear of the Dark a Feel of the Dark. Sentire il buio, il sentire del buio. Quella del buio è una paura ancestrale. È una paura che ci portiamo dietro, ognuno magari in maniera soggettiva, però davvero ce l'abbiamo un po' nel DNA come esseri umani. Rendiamoci conto che innanzitutto che c'è stato un passato in cui non c'era l'energia elettrica e quindi un passato in cui di notte, soprattutto se magari la luna nel cielo era coperta dalle nuvole o addirittura se c'era la luna nuova, cioè l'assenza apparente di luna, provate a immaginare che tipo di buio ci fosse, quanto il buio fosse qualcosa di davvero percepibile, e soprattutto rendiamoci conto che quel buio significava anche un vero pericolo di poter diventare delle prede, non tanto di fantasmi, zombie o altri personaggi fantasy, quanto di bestie feroci e quant'altro. In realtà, però, per chi è avvezzo a un certo tipo di sensibilità, sa benissimo che nel momento in cui siamo in una condizione di buio, i sensi sono costretti in qualche modo a percepire altro, visto che ciò che di solito li distrae o li riempie con delle appunto percezioni, in quel momento non c'è, quindi il buio e il silenzio permettono di aprirsi a percepire altro. Ed è ovvio che tutto ciò che è altro, se non lo conosciamo, molto spesso, quasi sempre, per un certo tipo di forma mentis che abbiamo, tende a farci paura. Ed è qui che ci rendiamo conto che la paura del buio è ancestrale, ci appartiene non solo appunto per questi aspetti di sopravvivenza fisica, ci appartiene proprio perché richiama simbolicamente il buio, e per simbolicamente intendo qualcosa non di mentale, soltanto intellettuale, intendo qualcosa che evoca, vivifica alcuni aspetti, alcuni principi, quindi il buio, il silenzio, qualcosa che ci mette in contatto con l'idea, giusta o sbagliata, che abbiamo di quella che definiamo morte, ma ancora prima qualcosa che ci mette davanti alla possibilità che si possa manifestare appunto qualcosa di altro, qualcosa che viene da oltre. È paradossale che sto parlando del buio, c'è una superluce che mi sta praticamente accecando, però accettiamo questo paradosso e andiamo avanti. In quel buio tendiamo, appunto, siamo abituati a proiettare tutto quello che abbiamo nell'immaginario, piuttosto che fare ciò che in realtà ci suggerisce, e cioè quello di approfittare del fatto che tacciono molte cose per finalmente poter entrare in un ascolto diverso. La canzone che ho citato parla, dice in maniera anche abbastanza inquietante, del fatto che questo personaggio, questa persona protagonista della storia, vive con la sensazione che ci sia qualcosa, con la fobia che ci sia sempre qualcuno che sta lì ad ascoltare, cioè sente una presenza. Io credo che da piccolini, soprattutto, tutti abbiano vissuto questa sensazione. Credo, non ho una certezza, ma penso che quasi tutti la possono aver vissuta. Se hai delle esperienze in merito, scrivilo pure nei commenti, fammelo sapere. Ho dovuto cambiare posizione perché c'era troppa luce e quindi il mio volto diventava molto troppo illuminato. Colgo questa coincidenza, forse sincronicità, per
cercare di farti fare questo piccolo passaggio di come poter vivere il buio, il silenzio in un modo diverso da quello a cui probabilmente siamo abituati fin da piccoli, che è quello di evitarlo. Se ci fai caso, la maggior parte delle cose che esistono in questo mondo, in questa società, sembrano ridursi a mezzi per evitare il vuoto, per evitare il silenzio, per evitare la solitudine, per evitare il buio, per evitare di stare da soli e poter penetrare e entrare in contatto con qualcosa che di solito non vediamo. Prendo appunto questa sincronicità che è accaduta proprio come metafora, come analogia molto utile, perché la luce del sole, che è una cosa stupenda, il sole è ciò che ci dà vita, è una luce fondamentale, è stata quasi sempre utilizzata da tutte le tradizioni per indicare il divino, no? Però allo stesso tempo la luce del sole materiale è qualcosa che sicuramente ci permette di vedere, di vederci più chiaro in quello che facciamo, ma nella sua forza, nella sua qualità maschile, nella sua qualità di attività, non ci permette di cogliere luci più soffuse, non ci permette di cogliere qualcosa che, pur nella sua delicatezza, può trasmetterci qualcosa di molto profondo, di molto utile, sicuramente di diverso. In un certo senso, un certo tipo di luce non ci permette di cogliere un altro tipo di luce. Molti hanno detto che il buio di fatto non esiste e, inteso in questo senso, è una realtà. Una stanza buia, una grotta buia da millenni, da milioni di anni, all'istante basta accendere la luce e si illumina. Questo prova che il buio è semplicemente un'assenza di luce. Quello che invece voglio indicarti, e ti invito a farne esperienza, è chiunque ha un carattere introspettivo o chiunque abbia fatto, in qualche modo abbia superato questa paura del buio, abbia osato provare a mettersi in ascolto, magari nella notte. A chi è abituato, ha avuto esperienza di meditazione, ma soprattutto di andarsi a cercare dei luoghi di silenzio, dei luoghi magari di notte, dei luoghi al buio, isolati, e ha superato un certo tipo di paura, ha superato quella paura di cogliere, di aprirsi a quella presenza che a volte si sente e sulla quale spesso proiettiamo di tutto e di più e di solito cose spaventose. Beh, se sei abituato a fare questo, se sei una persona che è abituata a fare questo, allora sai che se il buio non esiste, di fatto, grazie a quello che definiamo buio, è possibile cogliere una luce diversa, una luce più soffusa, una luce più sottile e un feeling, una sensazione particolare, feel of the dark, questa sensazione del buio. Che è, non sta a me descrivere, non voglio farlo in questo video e non vorrei farlo comunque perché, primo, per non condizionare ciò che può essere un'esperienza estremamente complessa e diversa per ognuno. Secondo, proprio perché ciò che si percepisce nel buio, fisicamente, a livello sottile, ma anche metaforicamente, simbolicamente, cioè ciò che possiamo percepire quando smettiamo di riempire i vuoti, beh, è qualcosa che è descrivibile con un linguaggio sicuramente diverso da quello razionale, da quello appunto apollineo, da quello luminoso. È un linguaggio dionisiaco, è un linguaggio poetico, è un linguaggio che non si serve tanto di parole quanto di percezioni. È qualcosa di molto sottile ed è qualcosa di molto dolce. Se scavalchiamo la paura del buio, se quella cosa che definiamo paura riusciamo ad accoglierla, riusciamo ad onorarla, guardandola, ascoltandola, ovviamente sto parlando in una condizione in cui non ci sono oggettivamente dei pericoli, allora scopriamo che può essere qualcosa di estremamente diverso, che quella presenza può essere la presenza di un abbraccio, che quella presenza può essere qualcosa di simile a un abbraccio estremamente dolce e la notte può diventare davvero come qualcosa che dolcemente, in maniera molto delicata, ti abbraccia. Ti dà una forza diversa, ti dà una presenza diversa, ti permette di scoprire cosa c'è all'interno di quella che a volte viene definita la grotta del tuo cuore, perché si parla proprio del mondo interiore. La notte, il buio è anche la porta d'accesso a ciò che è dentro, a ciò che è celato, a ciò che è nascosto.
E se ci hanno insegnato che tutto ciò che è nascosto nella notte è oscuro, buio e maligno, beh, ci hanno insegnato qualcosa di estremamente sbagliato. È chiaro, certo, assolutamente, in ciò che è notturno, in ciò che è buio, possono celarsi e nascondersi malintenzionati, sia da un punto di vista materiale sia da un punto di vista sottile. Ma l'idea che sia solo così non rende giustizia a qualcosa che invece contiene una possibilità grande per noi, di scoprire qualcosa che non ci hanno mai insegnato, magari di scoprire qualcosa che abbiamo percepito da piccolini e che abbiamo evitato perché ne avevamo paura, perché nessuno ci indicava un modo per viverlo in maniera diversa, oppure semplicemente perché abbiamo delle immagini, dei condizionamenti assolutamente erronei su ciò che stiamo percependo, quindi delle chiavi di lettura che non ci permettono di leggerlo in maniera utile e oggettiva. Soprattutto però ci priviamo della possibilità di sperimentare un sentire dolce. E questo forse è la cosa, il tesoro più prezioso, forse quello che a qualcuno non fa comodo, che noi possiamo accedere al superamento della paura della morte, per come la intendiamo noi, buio, silenzio, immobilità. Tutto questo è ciò che volontariamente si va a creare con la pratica della meditazione silenziosa. Ci si siede immobili, si chiudono gli occhi per creare il buio e si rimane in silenzio per scoprire che immobilità, silenzio e buio davvero non esistono. Per scoprire allora che la morte, per come la intendiamo, non esiste. E per scoprire che al di là, nel buio, all'interno di noi stessi, nella parte più profonda e oscura, c'è qualcosa di estremamente dolce. C'è un cristallo prezioso, c'è una luce diversa da quella a cui siamo abituati. C'è una protezione, è come essere avvolti in un mantello che ci protegge, che ci fa sentire al sicuro. Sembra assurdo, ma all'interno di quello spazio vuoto, all'interno, nel punto più profondo e oscuro di quel buio, c'è un'estrema sensazione di protezione e sicurezza. E quella che era paura del buio, fear of the dark, si trasforma in un sentire particolare. Si trasforma in fear of the dark, si trasforma in un sentire particolare all'interno del tuo cuore, un rifugio nel quale puoi tornare ogni volta che ne senti il bisogno e ricaricarti e rigenerarti. È un abbraccio che abbiamo sempre scambiato per qualcosa che ci porta alla morte, mentre quell'abbraccio è qualcosa che ci porta in un punto, in un vuoto, in uno spazio che certo, vista da un certo punto di vista, assomiglia alla morte, ma che in realtà è la trasformazione, è un luogo dal quale rinascere ogni volta. Allora la paura del buio diventa un sentire del buio e si può trasformare davvero in autentica preghiera.